Ok ragazzi, finalmente in volo con Alessandra. Mi è passato di tempo. Dopo quattro mesi sono qua, ciao! Com'è volare Alessandra? Ah, è bellissimo, è una figata! Siamo molto in alto, siamo a circa 1000 metri più. Sì, adesso più o meno a 1100. Siamo a 1100. Cerchiamo di salire un po' di più e ce ne andiamo in montagna. Ce ne andiamo in montagna. Ho aspettato 4 mesi, ma ne è valsa veramente la pena perché è una figata. Bello, bellissimo. E Remole, vuol dire un istruttore molto molto bravo, serio, preparato. Grazie Alessandra, sì, grazie. Sì, ti fa proprio sentire a suo agio, davvero. Bravissima. Allora ci rilassiamo, ci godiamo il volo. Remo, però mi sento come con il sedere che cado dietro. È normale? Ritrovare il punto in cui eravamo? Sì, eccole là, le vedi lì sotto? No. Basta, devi guardare il basso. Segue, ovvio. Sotto, eccole là. Sì, sì. Eccole là. Comunque è freddo qua su, eh. È freddo. È freddo? Sì. Decisamente. Sente, ma stai tranquilla che stai andando no bene, ne sto fa niente. È facile, ma mica è tanto facile perché? Vabbè, perché comunque è una situazione abbastanza stressante all'inizio, no? Eh sì, quindi siamo bravi, è stressante, tranquilli. facciamo il panorama. Bellissimo. Guarda intorno, guarda le montagne, guarda le nuvole. Tutto bellissimo. Bello. Bello. Ho deciso che adesso da Remo andrò anche a lezioni di kite. Abbandono il mio kite teacher e passerò a Remo. Sarà contento, Ricky, però ne godrai tu almeno. No, infatti. No, ma tu devi riuscire a venire a fare il kite, capito? Sì, non puoi non venire, ok? Ok. Ora, se dopo stai andiamo... tranquilla... Sì, io sono tranquilla. Prova a tenere la GoPro in modo molto sereno, con tutte e due le mani. Cioè, ecco, bravo. Stai tranquilla, tranquilla, perché tanto non succede niente. Tutto. Bel po' di nord-ovest, vedete? C'è il nord-ovest, sì. Questo è il libeccio. Le nuvole. No, questo no, è il maestrale. Il maestrale. Oh, però li sto imparando i venti. Maestrale. Brava, i venti. Il libeccio è il sud-est, il sud-ovest. Il libeccio è il sud-ovest, esattamente. Poi ci abbiamo... La tramontana, lo scirocco è da sud, tramontana da nord. No, lo scirocco è sud-est. Ah, va sud-est. E la tramontana è nord-est. No, nord-ovest. La tramontana è il nord. Ah, nord, nord. Nord-est è il gregale. E in kite non si esce con la tramontana, perché ti porta al largo. Brava. Si esce solo con il maestrale e con il gregale. Esattamente. Vedi come sono preparata? Sei preparata. Sono molto preparata. Ma ti piace più fare kite o parapendio? Allora, mi piace più il parapendio perché puoi avere più margini di sviluppo. Nel senso che da qui puoi fare anche 100 km, col kite invece sei relegata a quella porzione di spiaggia, puoi fare allo le spot. Manovre. Esatto, puoi fare le manovre, se ti piace fare le manovre, ma sai, a una certa età fare le manovre ti esponi comunque a dei rischi abbastanza importanti. Allora,
A me piace viaggiare, vedere la natura, insomma, mi piace molto fare. Mi piace vedere le montagne. Allora col parapendio ho la massima espressione per vederle. Nel senso che puoi viaggiare da Quanto qui. diavolo Esatto, siamo in alto! ecco, Emanuele ha preso una bella termica. Adesso ci andiamo noi da loro, vedi dove stanno loro? Sì. Guarda che bella termica che ha preso e non se la gira. E invece noi andiamo lì e ce la giriamo. Ma tu sei seduto, Remo? Non ho capito. Tu sei seduto? Così. E dove? La mia sella è una sella speciale perché io mi siedo praticamente su una specie di cosciale, però serve molto per pilotare spostando le cosce, perché se mi sposto piloto lo stesso. Capito? Ti ho sbagliato prima nel decollo. No, non hai sbagliato Che... niente, perché l'unica cosa è che eri un po' agitata perché sei entrata subito nella sella, un po' per normale, dai. normale. Perché mi sono scordata che dovevo mettermi le mani là. È vero, io le ho messe subito in alto, ho sbagliato. Vabbè, penso che è normale, no? Ma hai avuto passeggeri che si sono agitati in volo? Sì, ho avuto gente che per questa quota mi hanno chiesto espressamente di scendere e di portarli in Magari soffrono un po' di vertigini. qua non ce l'hai perché sei in movimento, vedi? Stavamo attaccati alla montagna, allora sì che avevamo vertigini, ma non è facile. Però è bello anche quando hai il vertigini, perché comunque è una paura che porta lì. Vabbè, comunque non è che io qua sopra mi sento come sul letto di casa mia, eh. È chiaro che ho un po' il groppone sullo stomaco. Questa è la prima volta, cioè, considera che io nella mia vita di volo ho fatto 20 planate, ma sei fuori dalla sella, come stavi appesa tu, fino a terra. Capito? È perché avevo paura. È una condizione normale, la paura ti previene e ti salva. Sono 20 anni che volo col parapendio. Perché ho paura ancora. Quello ti salva, capito? Perché non lo puoi fare adesso, scusa. Mia figlia vuole volare. Questo desiderio io lo sto cercando di far amplificare. Perché dopo cercherò di farla volare molto gradualmente. Perché solo gradualmente riesce ad apprezzare questo tipo di sport e poi devi cercare di non fargli prendere una paura, per cui la prima volta è inutile fargli fare 2000 metri, facciamo fare una piccola planata da una piccola collina, così lei avrà la sensazione del decollo e dell'atterraggio, ma gli rimarrà il bello del volo, che è la planata che c'è in mezzo, ok? Poi dopo il volo in termica lo facciamo piano piano. Quello è più Perché questo che grande. stai facendo tu è un volo avanzato, non è un volo d'inizio, capito? Certo, questo è un volo avanzato, vedi, Emanuele adesso sta andando in atterraggio. Perché è un volo avanzato? Perché siamo molto in alto? Perché è un volo di termica. Allora, i voli si dividono in voli in planate, dove tu plani Sì, e basta. Poi c'è il certo. volo di costone, che è un volo in dinamica, Sì, e poi quello c'è che il abbiamo volo. fatto all'inizio, giusto? Quello che abbiamo fatto con Antonella era un volo di dinamica, che è quello che abbiamo fatto al lago, No, no, ok? no, dico prima che eravamo sulla roccia, quello non si chiama volo in Sì, costone. anche quello lì, però ce n'era poco perché il vento non c'era, c'era la termica che abbiamo faticato a prendere. Senti, senti la termica, Madonna, è adesso senti, senti fortissima, la queste. Esatto, sento. queste sono delle bolle, immaginati delle bolle di sapone, bolle termiche che si staccano dal terreno, arrivano a quota e sono anche abbastanza, diciamo, influente, no?
E allora non è un bellissimo, cioè non, ha, non ti lasciano una sensazione diciamo proprio più positiva, mentre invece il volo del costone o il volo con il vento si fa quando il vento sbatte addosso al costone e tu veleggiando addosso al costone, come abbiamo fatto io e Antonella nell'ultima volta, tu stai bello tranquillo, ti avvicini al costone e sali, ti allontani dal costone e scendi, ok? Quello è il volo del costone. E ti posso dire che queste cose vanno comunque fatte in modo graduale. Certo. Tranne io che non ho fatto niente di graduale, esatto, a quanto pare. E perché? Però non abbiamo fatto grandi, cioè non abbiamo, questo non è un volo che ti potrebbe mettere paura in questo senso. Beh, adesso. Però quando ci sono queste folate, diciamo. Ma questo è niente, Questo no. Ti posso assicurare che è niente. Sul serio? Sì, non è niente. Vabbè, tu come prima che volta. Ad agosto, qui a luna alle 2 di pomeriggio, qui stai dentro una pentola a pressione che si coppia veramente. Allora lì l'aria è molto attiva e lì si mettono paura anche i piloti come me che fanno le gare, veramente. Che sono abituati a tante condizioni, capito? Però quando c'è veramente la turbolenza, anche il pilota da gara che non gestisce più, perché l'aria attiva non si fa gestire bene, è come andare a navigare col mare mosso, immaginati quella sensazione. Non è propriamente semplice la gestione, ok? Ora andiamo vicino a quella vela che sta salendo, vedi sotto di noi, sì. Perché proviamo a salire dove sta salendo lui. Ancora? Perché vedi, adesso in questo caso noi stiamo scendendo adesso, sì. Senti, il vario non sì, suona, sì. Ma perché stiamo planando verso una condizione di discesa. Ora siccome ho visto lui che sta salendo, sfruttiamo questa corretta ascensionale. Poi se ci riusciamo, anche se ci abbiamo parecchio vento da nord, stranamente aspettavano il sud, proviamo ad andare alla gola dei venti, che è quella collina lì. Vediamo se ci riusciamo. Ora lui, vedi, lui sta sotto di noi, è in termica, e là che cosa fa il parapendista? Comincia a seguire l'andamento dell'altro pilota, perché lui sta su una termica più bassa, io adesso che ho preso la termica, giro nello stesso senso gira lui e praticamente cerco di salire come sta facendo lui. Senti, se il valore è più forte di mio però, sì. Io lo giro in modo, come ti posso dire, indipendente, capito? Senza che mi facciano tornare la velocità, anche perché le vele monoposto salgono molto più rapidamente. Velocemente, certo. Le vele monoposto, ma proprio per una questione geometrica, è anche una questione di pesi, sono molto meno caricate. Però la vela è più piccola. La vela è più piccola, quella del monoposto, però in proporzione è più grande, capito? Perché noi abbiamo molto più peso di lui. Certo. Capito? Però lui è in una superficie sicuramente più grande della nostra. Ma c'è il rischio di scontrarsi? Non ho capito. C'è mai il rischio di scontrarsi? Se non c'è cretino. No, se si è cretini capita. A te mi è vedi, capitato? Adesso lui sta scendendo, vedi? No, a me non. No? Oddio! Tranquilla. Quindi per te oggi è una giornata tranquilla? Sì, abbastanza tranquilla. Non è la giornata top perché comunque abbiamo il nord, vedi? Abbiamo il nord. Che il nord normalmente ci rende abbastanza instabile la situazione, però non è forte il nord, perché altrimenti se era forte non volava nessuno. Qui questa è tramontana? Questa è tramontana? Non ho capito. Questa è tramontana? In quota c'è un pelo di nord e nord-est, vedi le nuvole da dove arrivano, guarda. Questa nuvoletta qui parte da nord e va verso sud, per cui il vento arriva da là. Ma è debole, molto debole, altrimenti neanche i cumuli si formano. Manco i? Neanche i cumuli si formano. Perché immaginati che noi con un fono andiamo ad asciugare l'aria umida, invece adesso l'aria rimane umida perché il nord non è propriamente forte, è debole, e arriva aria umida da sotto, da sud-ovest, e praticamente si formano i cumuli che condensano. Bene, adesso ti devo soltanto chiedere una cosa, facciami una GoPro così ti godi il volo e basta. Il video noi lo facciamo normalmente di 4 minuti, ma hai fatto 14 minuti, oddio, che sono ovviamente sufficienti. Che devo fare? Adesso andiamo fuori e poi ti spiego come andiamo.